Dove mi trovo? Mi trovo nella cucina di Annamà e sono a Padova e questo è il delivery più particolare della città. Andiamo a scoprirlo. Buongiorno Annamà, che cosa stai preparando oggi? Ciao Leandro, in questo momento sto preparando delle polpette di vitello magro fatte con le mandorle al posto del pan grattato, con un sugo di pomodorini fresco fatto sempre da noi e del fantastico basilico del nostro terrazzo. Come nasce questa idea di un delivery, come si dice, naturale? Light. Healthy, va di moda dire healthy. Allora, nasce dal fatto che io sono stata grassissima, cioè 40 kg in più. Adesso non sono magra, però ci stiamo lavorando. E tutte le diete del mondo sono pollo alla piastra, verdure bollite, tristissime. E io invece voglio portare alle persone il fatto che si può stare a dieta, ma mangiando cose simpatiche, divertenti e soprattutto buone. Questo è un couscous Santorini che ci è stato ordinato. Andiamo a chiudere scrivendo che cos'è e con la nostra etichetta. Non dimenticate che ogni nostro piatto viene chiuso col sorriso. Che non si vede. Che non si vede, ma che lo facciamo vedere. Anna, ma come funziona questo servizio? Allora, noi ogni settimana, solitamente la domenica, postiamo sulla nostra pagina Instagram il menù Instagram e Facebook, il menù della settimana. Seguiamo la stagionalità dei prodotti e ci serviamo solo da eccellenze locali, cercando il biologico, il chilometro zero, ma soprattutto la qualità migliore possibile. Il menù cambia ogni settimana, accettiamo degli ordini con richieste extra. Se una persona ha una dieta personalizzata che vuole che noi riportiamo, glieli facciamo con la grammatura e con quello che questa persona desidera, organizziamo eventi su richiesta e facciamo un po' tutto quello che volete che abbia a che fare col cibo sano. E la cosa più divertente è che poi tu porti il cibo personalmente alle persone. Sempre. Porto il cibo personalmente alle persone, in macchina se sono fuori comune oppure con la mia fantastica bicicletta rosa. E allora dalla cucina di Annamà il nostro buongiorno mattina. Buongiorno mattina, un sorriso dalla cucina di Annamà. L'avevate preparato questo? Siamo fortissime sul sorriso.